tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Italia Loves Emilia. Negli incontri precedenti, tra le altre cose, abbiamo parlato anche delle grandi aziende modenesi e dei danni che hanno avuto a causa del terremoto. Ma il tessuto imprenditoriale in Emilia non è fatto soltanto di grandi aziende, è fatto anche di piccoli negozi, spesso a gestione familiare, che non è che proprio dal terremoto siano stati risparmiati, vero Massimo? Ciao Manuela, sì, è vero. Il tessuto industriale modenese ha delle parti veramente importanti, però abbiamo delle realtà che sono quelle delle piccole aziende a conduzione familiare come i negozi. E qua, questa sera, abbiamo Paola Foschieri che è una testimonianza. Ciao Paola. Buonasera. Buonasera. Ciao. Paola, benvenuta. Buonasera. Allora, innanzitutto da dove arrivi? Io arrivo da Mirandola e ho un negozio storico, si può dire, a Mirandola. E in questo momento ovviamente è chiuso e non è assolutamente agibile. Un negozio storico di che cosa si occupa? Di abbigliamento femminile. Sì. E ci racconti un po' un attimo la storia di questo negozio? Ma quando sì. È nato? Semplicemente mia madre l'ha rilevato 36 anni fa e dopo da circa 30 anni lo conduciamo insieme e con una nostra collaboratrice, e una nostra validissima collega. E quindi questo è un negozio che ci ha dato veramente tanta soddisfazione. E mi sembra di capire con tanta passione. Tanta passione, tanta soddisfazione, tanta passione. Devi sapere che Manuela, che Paola, ha una caratteristica speciale. Lei arriva sempre... Ah, io non sono mai puntuale. Non è mai puntuale. Infatti la mattina del 29 io non mi trovavo in negozio, ma mi trovavo ancora a casa e quindi non ho, diciamo, subito la vicenda, il danno del centro storico, perché mi trovavo ancora a casa. E una volta verificato ovviamente che tutta la famiglia fosse viva e che tutti eravamo in buone condizioni, sono andata a vedere il negozio e da vedere, insomma, tutto sommato non era messo in pessime condizioni, in cattive condizioni. Quindi il negozio che danni ha avuto? Non ha avuto dei grossi danni, ovviamente, però è risultato inagibile perché il palazzo, siccome sopra ci sono degli appartamenti, il palazzo è risultato inagibile. Quindi il rischio crollo è quello del palazzo? Ahimè, lo rimarrà per lungo tempo inagibile. Questo è il sospetto, perché ancora non sappiamo, nonostante siano passati 100 giorni, non sappiamo ancora quali sono le sorti del palazzo. Dopo il 29 come ti sei organizzata? Cosa è successo, insomma? Il negozio è chiuso, no? Quindi dal 29. Ovviamente. Dunque, quindi come ti sei organizzata? Io, come tutti i negozianti del centro storico, eravamo in zona rossa. Zona rossa significa che tu non puoi assolutamente, non puoi assolutamente accedervi. E quindi noi negozianti, ma negozianti o coloro che hanno bar, ristoranti, pasticcerie, insomma, esercenti. Tutte le attività del centro. Esatto. Abbiamo avuto l'opportunità di poter svuotare i nostri negozi e quindi quello era l'unico modo per poter accedere, sempre comunque accompagnati da parecchi vigili del fuoco che ci hanno aiutato. Per esempio il 2 giugno ho svuotato il negozio con un furgone, ho caricato tutta la merce e penso anche che si possano vedere certe immagini perché le ho fotografate e poi l'ho caricata, tutta la merce l'ho caricata, l'ho portata in casa, infatti si vede, e poi ho avuto l'opportunità, e questa è una cosa che va detta, di poterne restituire una gran parte. Le aziende, che i tuoi fornitori ti hanno concesso di poter ridare la merce indietro, di restituire la merce, certamente, questa è una cosa che va detto. Bisogna anche aggiungere che parecchie aziende sono del Reggiano e questo è un merito che bisogna. Quindi i tuoi fornitori cosa ti hanno detto quando hanno saputo che la tua attività aveva subito questo problema? Mi hanno telefonato i rappresentanti dicendomi: hai la possibilità di poter rendere tutto il nuovo. E tu cosa hai fatto? E io ho reso praticamente l'80-90% della merce. Poi col passare del tempo ho pensato di poter, perché ovviamente non sapevamo dove andare, come fare e come poter condurre, non dico l'attività, insomma, continuare ad avere il contatto con la gente. Di fatto l'attività era chiusa.
Quindi certamente. Ad un certo punto hai dovuto rendere il materiale, ti è rimasta la giacenza degli anni passati. Sì, e poi anche alcune cose sì, che avevo io trattenuto perché secondo me avevano dei prezzi che potevano essere interessanti certamente. Prego. I pezzi che hai trattenuto, dove li hai sistemati? Ah niente, dopo, siccome ho la fortuna di avere una casa col portico, mi sono improvvisata venditrice a casa, mettendo fuori un cartello con scritto donna più at home, ovviamente, devi sapere Manuela, noi la siamo andata ad intervistare e siamo andati proprio a casa sua. Lei ci ha raccontato che sembrava di essere a Capri. Così mi ha detto una cliente, dice ma che bello, sembra di essere a Capri. Beh, ed era vero, perché eravamo sotto questo porticato, tutti i fiori, il giardino, poi la particolarità vera di questo negozio all'aria aperta era intanto la temperatura era ottima, poi aveva il camerino, dov'è che avevi il camerino? Ah niente, ovviamente le clienti si andavano a cambiare nell'ingresso di casa. Ah, bellissimo. E più di una volta mi è capitato che magari o mio marito quando rientrava, era dietro alla porta, diceva posso passare? E dicevo no, fermati, non passare, perché ovviamente la cliente era nell'ingresso in mutande reggiseno perché c'erano anche 35-38 gradi, insomma. È stata una cosa anche divertente, diciamo, le clienti sono state veramente molto, molto carine, così sono adattate, alcune persone sono venute da lontano. Eri anche un po' gelosa magari che non... No. Però insomma si è instaurato un bellissimo rapporto poi perché... Ma io ho un rapporto buono con la mia clientela, insomma, sono convinto. Affettuoso, ecco, sono convinto. Quindi si è creata la sede donna più... At home, che mia madre, che giustamente non sa l'inglese, mi ha detto, ma cosa vuol dire at home? Ho detto, guarda che vuol dire a casa, at home. Manuela, io ti consiglio una cosa, presentiamo Mauro Bega, perché altrimenti Paola ci ruba tutta la serata. Mauro Bega, che è qui a fianco a me, è il direttore della Confesercenti della Bassa Modenese. Allora, abbiamo ascoltato l'esperienza, la testimonianza di Paola. Appunto, quello di Paola è un po' l'esercizio commerciale tipico di un comune della Bassa Modenese? Sì, è un tipico esercizio commerciale presente nei nostri centri storici della Bassa Modenese. Sono spesso infatti attività commerciali anche tramandate tra generazioni e spesso appunto sono gestione familiare perché o che c'è il titolare o c'è un aiuto di un collaboratore familiare, il marito, i figli eccetera. Ci sono alcuni casi insomma che si hanno anche alcuni dipendenti, ma fondamentalmente sono piccole attività commerciali. Ecco, a gestione familiare, no? Hai detto, quindi significa che dietro a un negozio c'è una famiglia e se il negozio chiude allora cosa succede? Sì, e infatti uno dei tanti problemi, conseguenze, è stato che questo disastro del terremoto ha anche comportato dei gravi problemi anche all'interno di diverse famiglie, perché spesso il reddito prodotto dall'attività commerciale serviva a sostenere tutta la famiglia e questo siamo in un momento difficoltoso appunto perché manca questo reddito qua attualmente. Ci puoi fare una fotografia di quello che è il danno creato dal terremoto ai negozi della Bassa Modenese? Cioè, quante aziende sono state coinvolte intanto? Allora, sì, non è mai bello dare dei dati, ma credo che però aiutino a capire la realtà qual è, perché noi parliamo di 1700 imprese commerciali e di servizi, non attività produttive, si parla solo di piccoli negozi o barbiere, certo, negozi alimentari, queste cose qua. Voi pensate che i dati ufficiali dicono che tra attività inagibili o attività con danni siamo attorno al migliaio di imprese. Un altro dato è questo, siamo a circa 450 imprese commerciali che si sono delocalizzate o si stanno delocalizzando. Mauro, ti voglio chiedere una cosa, nella prima istanza, dopo il terremoto, immediatamente dopo, il 29, come associazione, cosa avete fatto, come vi siete comportati, avete contattato i vostri clienti, i vostri associati, cosa avete detto loro, con la filiera, come ha funzionato subito dopo? Sì, è successo questo naturalmente, che dopo il 29 per due o tre giorni stato il buio totale, perché voi capite che noi siamo, nel mio caso sono un funzionario di un'associazione, ma io sono anche un terremotato. Di conseguenza
abbiamo dovuto anche personalmente sopperire alle, alle nostre necessità. Certo. Diciamo che comunque dopo al massimo un paio di giorni, che cosa abbiamo fatto? Noi punti di riferimento non li avevamo più. Cioè, noi non avevamo più nessun tipo di contatto con le nostre imprese. Perché? Perché le imprese non esistevano più, perché era completamente tutto chiuso il centro storico di Mirandola. Quindi tramite telefono non trovavate più nessuno. Esatto, tramite telefono non trovavamo più nessuno, anche perché spesso avevamo i numeri di telefono dei negozi, perché l'abitudine era di chiamare i negozi. Il negozio, ovviamente, certo. Sì, abbiamo cominciato a, grazie anche all'aiuto delle nostre strutture provinciali, ad avere i numeri di cellulare di alcuni associati che avevamo, ma voi capite che era un numero minimo e comunque era il buio completo per avere dei contatti con i commercianti. Il tuo ufficio era agibile? No, noi non avevamo... Quindi non c'era più l'ufficio? Non c'era più. Non avevamo più uffici, non avevamo più computer, non avevamo più niente. Noi avevamo la nostra persona come rappresentante dell'associazione che però doveva dare una risposta, soprattutto nella prima fase alle nostre imprese. L'unico modo che c'era era quello di stazionarci dal secondo giorno davanti ai centri operativi comunali. Ecco, e quindi in quei primi giorni quanti negozianti avete incontrato? Allora, noi ci siamo piazzati davanti al centro, ai centri operativi dei comuni, al COC, l'acronimo, esatto, il termine, esatto, COC. Perché si sente parlare tanto di questi acronimi, ma chiariamo che sì, appunto questa è il centro operativo, è il punto di coordinamento generale del comune. Esatto, sì. In un momento di crisi, fondamentalmente. In un momento di crisi è il fulcro dove ci sono tutti i servizi. Che normalmente dovrebbe essere l'edificio del comune, in questo caso non mi pare, perché il comune era inagibile. Certo, anche il comune è inagibile. Quindi, era inagibile piena tutto, zona rossa, tutto, esatto. Tutto in questo centro c'erano tutti i servizi, certo, dai servizi sanitari, dai servizi appunto amministrativi del comune, c'erano tutti i vari tipi di servizi. Noi ci siamo messi qua davanti perché? Perché era il luogo che naturalmente deputato dove i commercianti e tutti i cittadini si rivolgevano, perché era l'unico punto dove aperto in quella fase, in quel momento lì. E quindi quante persone allora avete incontrato? Noi, io sinceramente ti dico, io il numero non lo so, vi posso dire che noi dalla mattina alla sera eravamo lì, abbiamo visto centinaia e centinaia di imprese in una situazione drammatica. Che indicazioni davate loro? Allora, noi le prime indicazioni, intanto è stato anche un sostegno morale. Chiamiamolo morale, consegno morale, perché noi comunque siamo ed eravamo i loro soggetti di riferimento, certo. Ecco, perciò è stato un aiuto anche morale. Le prime cose che sono state fatte, ma questo anche per fortuna con un'amministrazione che ci ha ascoltato, è di cominciare a fare delle assemblee, perché dovevamo trovare il modo di aggregare questi commercianti che erano poveretti allo sbando. Ovviamente, certo. E allora abbiamo cominciato a fare delle assemblee pubbliche cercando di trovare tutte le forme che erano i manifesti, nei luoghi, il passaparola, alcuni numeri che avevamo, questa cosa qui per cominciare a creare delle aggregazioni tra i commercianti per poter cominciare a dargli delle informazioni. Ecco, a proposito di aggregazioni tra commercianti, che cosa è nato, Paola, tra di voi? Effettivamente le riunioni venivano svolte, tra l'altro la cosa quasi commovente, su un prato, perché ovviamente non avevamo nessun luogo che potesse accoglierci, già questo per dire dove venivano fatte queste riunioni, tra l'altro con le scosse che continuavamo a sentire il terreno che si muoveva. E, ovviamente sì, c'è stato tanto disorientamento, perché per tutti è stata una cosa terribile e anche molto nuova, cioè non sapevamo come, cioè non c'è un protocollo che dica succede questo, adesso tu devi agire in questo modo, e quindi per quanto loro avessero delle buone idee, in realtà si sono formati dei gruppi di commercianti, e, diciamo una cosa legittima, nel senso che hanno pensato di unirsi per poi delocalizzarsi, perché ci siamo resi conto che sarebbe stato veramente difficile poter rientrare in centro storico nel proprio negozio in un tempo molto breve. Infatti sono passati 100 giorni, si sta cominciando adesso, ci sono alcuni negozi che hanno aperto in alcune vie,
è difficile molto poter accedere alle vie perché ovviamente non c'è la viabilità. E piano piano alcuni negozi stanno aprendo, alcuni sono agibili, sono già rientrati, altri non agibili, tipo il mio. Io ho preso la decisione, come lo dico sempre, impopolare, di prendere un negozio in affitto a 20 passi dal mio. Impopolare perché, Paola? Impopolare perché ovviamente la stragrande maggioranza dei negozianti hanno deciso, e non li biasimo, hanno deciso di delocalizzarsi. Coloro che hanno fatto questa scelta è perché sono in zone non rosse, nere, che sicuramente per 3-4 anni non potranno aprire. Quindi delocalizzare vuol dire portare la propria attività dal centro, esatto, magari in un container piuttosto che in una casetta di legno. Sì. Alcuni hanno fatto questo, altri invece si sono riuniti che la stanno costruendo adesso, quindi entreranno secondo me a metà ottobre, con molta volontà, si sono uniti andranno sotto una tensostruttura fatta molto bene, carina, insomma carina, ecco, accogliente, niente, e lì entreranno 25 negozi. Un centro commerciale, in sostanza. Commerciale, sì. Forse più diventerà un tipo mercato coperto, perché saranno parecchi generi alimentari. Perché ricordiamo che per un negozio di abbigliamento come il mio, delocalizzarci, cioè andare, non so, in un altro posto non è così complicato. Ma provate a immaginare un forno, un ristorante, una pasticceria. Ci sono delle strutture, insomma, una che pizzeria, servono. Ma come le fanno a spostare? Che serve. Esattamente, e sono costosissime. Ricordo perfettamente delle ragazze che avevano aperto da una settimana un negozio di alimentari, quindi col bancone nuovo, frigoriferi così, e si sono ritrovate ad avere inagibile ovviamente il negozio, ma il problema è che avevano investito tantissimo denaro su queste strutture e non potevano portarle fuori. Mauro, a proposito di questo denaro che sta dicendo Paola, che si sta investendo per ripartire, cosa è arrivato? Cosa potremmo sperare che arrivi in un qualche modo dalle istituzioni, o com'è che funziona? Chi sta mettendo il denaro per ripartire a Mirandola? Sì, per adesso è stato emanato un bando che riguarda proprio le delocalizzazioni, che ha messo a disposizione delle risorse, diversi milioni di euro, e dà un contributo fino all'80% a quelle imprese che appunto si sono delocalizzate in strutture mobili, tipo appunto le casette, ma anche in strutture fisse, cioè in locali che erano di negozi vuoti. Chi è che ha creato questo bando? Questo bando è un bando della regione. Regionale? Certo, un bando regionale, e che va, diciamo, incontro a queste spese che sostengono le imprese. Ha un tetto di 15.000 euro, possiamo dire che massimo sono 15.000 euro di contributi, al di là del costo che uno ha sostenuto, ma ecco, credo che da quello che abbiamo visto dovrebbe riuscire a dare una risposta a tutte le imprese. Noi speriamo anche, insomma, con una percentuale molto elevata, sono dell'80%, ma comunque vicina. È complicato accedervi dal punto di vista della burocrazia? Dunque, è stata un po' laboriosa, a mio avviso, come associazione, un po' fare la normativa, cioè redigere il bando, perché sono cose nuove, non è mai successo, no? Certo. Dai, no, ecco, perciò c'è stato qualche problema per quello che riguardava chi si delocalizzava o delocalizza fuori dal comune dove si trovava, o fuori la provincia, o fuori la regione. Ecco, perciò hanno dovuto chiarire un po' alcuni punti, direi però che ad oggi le cose sono andate avanti, le domande sono già state 450 domande qui nella provincia, e perciò ecco, è andato bene, e presto ci saranno anche le risorse disponibili, perché i tempi sono brevi per averle. Quindi come associazione ti senti soddisfatto di questa iniziativa? Sì, su questo versante direi che noi siamo soddisfatti. Però sì, ci sono magari altri problemi? Quindi... Ecco sì, ci sono tanti altri problemi. Ad esempio? Ci sono tanti altri problemi, come diceva Max, per esempio, è tutto l'altro tema che riguarda una parte le imposte di queste aziende e dall'altra parte i danni che hanno avuto di diverso tipo.
Noi associazioni, questo è passato credo un paio di settimane fa, è stato già dato un rinvio per quello che riguarda le imposte per i dipendenti. Al 30 novembre. Anche ieri. Chiariamolo bene questo passaggio, Mauro, perché è importante. Sì. Questo è una proroga che va a appunto a prorogare quella che scadeva il 30 di settembre di tutte le imposte nazionali e locali che riguardano l'area del cratere terremotati. Quindi il denaro dello stipendio è tutto in mano ai dipendenti, allora, è ritornato in mano ai dipendenti. Oltre alla quota diciamo del netto c'è anche il lordo dei contributi, ho esatto. capito bene? Sì, certo. Fino allora, al 30 per quello che riguarda i dipendenti, questo è importante perché i dipendenti si trovano le buste paga un po' più pesanti perché appunto gli viene lasciato la parte dei contributi che andavano allo Stato. Poi nella proroga c'è naturalmente anche le altre imposte, cioè l'imposta delle persone fisiche, ci sono le imposte locali, ci sono tutte le tasse che si pagano, scusate, e le tasse per sì, comunque tutti i provvedimenti, tutto quello che comprende, certo. Sì. Quindi questo è un passaggio molto interessante. Sì, che però noi non riteniamo sufficiente. Che non ritenete? No, non riteniamo sufficiente perché crediamo che comunque questa è un'emergenza che al 30 novembre non è risolta. Non sarà esaurita. Non sarà passata, anzi, certo. Ho paura che noi saremo siamo dentro nel paese delle proroghe, quindi sicuramente si andrà avanti. E perciò ecco, già un'altra richiesta che anche l'associazione ha fatto è quella comunque di portare al 30 di giugno questa proroga, dal 30 novembre al 30 di giugno. Poi è vero che andrà verificata questa eventuale proroga se se questa eventuale proroga sia da dare solo a chi ha avuto dei danni o che è inagibile o a tutti i cittadini terremotati, questa sarà una discussione da fare, però ecco, una proroga sarà da dare. Termino con l'ultima parte, quella dei danni che mi chiedevate. Ecco, qui c'è un problema fondamentale dei commercianti, anche delle altre imprese. Sono i danni che hanno avuto nelle loro attività, cioè i danni agli arredamenti, alle attrezzature, eccetera. Noi però anche come associazione facciamo la nostra voce per tutto quello che riguarda il mancato guadagno, perché qui stiamo parlando di imprese commerciali, come diceva Paola, che benché vada stanno dei mesi chiuse, altrimenti si sono delocalizzate temporaneamente, ma voi sapete che sono delocalizzazioni che sono in strutture e in aree che non possiamo pensare che gli producano dei guadagni, ma questo nemmeno nei prossimi mesi a venire, e di conseguenza crediamo che occorra un intervento ulteriore su questi temi per le imprese, perché abbiamo bisogno di sostegni anche economici perché hanno dei seri problemi di mancato guadagno. Le banche stanno finanziando quegli investimenti dei vostri associati? Sì, le banche sono già partite già all'inizio con degli accordi che sono stati fatti appunto regionali per dei finanziamenti agevolati eccetera. Da ultimo con l'ordinanza l'ultima del Presidente Errani le banche sono già pronte, mancano alcuni atti della Regione tecnici per di moduli, ma sono già pronte, hanno già fatto le convenzioni per cominciare a dare i contributi alle imprese che cominceranno a fare i lavori di ricostruzione anche sui negozi. Cioè, ecco, le banche si sono già attivate, rimane quest'altra parte che bisogna però che comincino a lavorarci. Ecco Paola, come esempio concreto ti sei già attivata, no, per accedere a questi contributi e per... Purtroppo no, semplicemente perché ancora non so cosa devo fare nel mio negozio, cioè non so quale parte devo ristrutturare, perché ancora non sono usciti le linee guida, siccome il mio negozio gli hanno dato la lettera E, che sarebbe praticamente inagibilità come a livello di danni. Derivata, non sono ancora il tuo, di non, fatto il negozio è agibile, però quello tu sei non è agibile, diciamo che il mio è parzialmente agibile perché ho delle crepe ovviamente da rimettere in sesto, e cioè io dico visivamente quello che io vedo, ma non sono un'esperta. Dicevo, non sono ancora uscite le linee guida per ciò che riguarda le lettere D e E, solamente la B e la C, se non ricordo male. Pertanto, la mia essendo E, gli ingegneri, coloro che stanno seguendo il nostro, diciamo, palazzo, che siamo in 7 proprietari, non sanno ancora, cioè non ci siamo ancora incontrati con gli altri proprietari per poter sapere, conoscere i danni del nostro palazzo.
nel frattempo ti sei trasferita, dicevi? Dicevo sì, mi sono trasferita a 20 metri dal mio negozio, e la cosa che veramente mi fa soffrire, e che lo dico qui, mi batterò perché vengano raccolte, io spero al più presto, sono le macerie del Duomo, che sono davanti ovviamente al Duomo e ancora dentro ai negozi che affiancavano la chiesa. Lo trovo scandaloso, perché a distanza di 100 giorni io dico che avrebbero dovuto almeno raccoglierle. Però tu hai voluto accendere una luce di speranza in tutti i sensi. Ce lo racconti? Ma tu dici per la scelta del centro storico, tu dici? Per il fatto che io abbia deciso di prendere un negozio in affitto lì invece che delocalizzarmi? E per quello che hai fatto nel tuo vecchio negozio, nel tuo storico negozio. Fatto nel certamente, negozio però per ripeto, dare... non so se si possa raccontare. Il giorno in cui hanno aperto la via Pico, che purtroppo, ahimè, l'hanno di nuovo richiusa, quindi per accedere alla via bisogna circumnavigare, dico così, Mirandola. E il giorno che hanno aperto la via sono entrata abusivamente nel mio negozio, ho vestito i manichini e ho fatto le vetrine nuove e poi ovviamente ho acceso le luci, così che alla sera coloro che, quella gente mirandolese che passeggiavano lungo la via per andare a vedere il Duomo, vedevano insomma una luce. Qualcosa di luce. Una luce nuova. Una luce. Da 100 giorni, esatto, che non si vedeva più. Mi hanno proprio ringraziato dicendo brava Paola, hai fatto bene. E proprio per dare un segnale, un piccolo segnale di vita. Perché veramente la nostra città è trasformata, venite a vedere Mirandola. Credo che tu stia dicendo una cosa veramente giusta. Veramente, è sconvolgente, venite io a vederla. Io conosco persone di Reggio, di Modena, che abitano per fortuna fuori dal perimetro delle zone rosse, non si rendono conto. Venite a vedere, venite a passeggiare a Mirandola, venite al caffè del teatro, prendervi un caffè, rimanete lì, visitatela e vi renderete conto come Mauro viviamo. Prima, fuori onda, mi diceva che il sabato e la domenica va a prendere una boccata di normalità. Dov'è che vai a prendere una boccata di normalità, Mauro? Dimmelo. Sì, prendo la macchina e vado un paio d'ore e vado verso Correggio, verso Vignola, verso Modena, perché ti sembra di vivere... La normalità. Non sembra di andare non a 20 km o 30, sembra di andare in un altro mondo. Di tornare, insomma, di respirare un po' di aria di normalità. Sì, insomma. Esatto, sì. Manu, ma però la felicità comunque, la spensieratezza non è mai passata, perché Paola, secondo me, la sa molto lunga, perché lei faceva recitazione, ci diceva fuori onda una cosa importantissima, e a lei piace, la vedete, esuberante, carina. Sì, poi che mi trattengo. Ecco, infatti, avevamo il dubbio di non poter riuscire a passare la palla a Mauro, ma ci siamo riusciti. No. Ci siamo riusciti. Poi di là ci ha anche fatto sorridere, vero? Beh, insomma, una barzellettina fa sempre bene. Dai, non sentire. La posso raccontare. No, faccela sentire, dai. Perché secondo me è un po' il sale di tutta questa chiacchierata. Vai. Vabbè, insomma, c'è il terremoto a Mirandola. È vero? C'è il terremoto a Mirandola. Cioè, non avrei mai creduto di entrare in una barzelletta. C'è il terremoto a Mirandola e il primo ministro viene con... nomi e cognomi, perché a questo punto il primo ministro... Tralasciamo, perché Monti non lo vorrei mettere in mezzo alla barzelletta, mi dispiacerebbe. Viene il primo ministro a Mirandola col sottosegretario, certo, a elargire denaro a tutti coloro che ne chiedono. E quindi si presenta una lunghissima fila di persone, ovviamente tutti a chiedere il risarcimento. Ovviamente si presenta Paola Foschieri, dice, lei mi dica, dice, cosa aveva? Dice, ma io veramente avevo un negozio, cosa valeva? 200.000 euro. Sottosegretario, scriva, pronto. Foschieri Paola, 200.000 euro, benissimo. Lei come si chiama? Benatti, che cosa aveva? Ma avevo un forno, e cosa valeva? 250.000 euro, scriva, Benatti, 250.000 euro. E così alla fine, lunghissima fila. Tutti i cittadini si presero d'animo, no? Tutti ovviamente si presentano, a un certo punto si avvicina un signore tutto timido e un po' impaurito, dice, ma guardi, veramente, io la scossa del 29 ero in bagno, nudo, che mi stavo facendo la barba col rasoio e dice, mi è caduto il rasoio. E allora dice, ma... E qua finisce quello che possiamo raccontare, però la sostanza è che comunque di soldi non ne sono ancora arrivati. Assolutamente. Sei un signore, Massimo. Posso solo concludere dicendo questo. Certo. Noi emiliani siamo...
noi emiliani siamo intraprendenti. È vero. Ecco, quindi abbiamo voglia di fare, di metterci in gioco e l'abbiamo dimostrato. Il fatto di non poterlo fare, agire, perché dobbiamo aspettare le direttive da altri, per noi è la peggior sofferenza, perché noi stiamo lì inermi a dover aspettare e non è nella nostra natura. Concludo. Allora, credo che Paola sia stata, secondo me, molto riassuntiva di quello che sono le nostre assolutamente. Caratteristiche noi... migliori della emilianità, qua emerge veramente. Ci fermiamo qui e ringraziamo dunque Paola Foschieri e Mauro Bega per essere stati qui insieme a noi e vi diamo appuntamento alle prossime puntate di Italia Lobs e Media.